questa seconda giornata con Alberto Rinaldi, che presenta Women Entrepreneurs in Italy e Prosopographic Study. Allora, questo paper si occupa di un tema che è stato a lungo trascurato dalla business history, ossia l'imprenditoria femminile. Qui i primi lavori importanti nella disciplina compaiono negli anni 90, li vedete sinteticamente enunciati in questa slide. Poi negli anni a venire sono seguiti alcuni special issues su gender e business history da parte di alcune delle principali riviste internazionali del settore successivamente questo filone di studio ha continuato a svilupparsi, pur conservando una posizione sostanzialmente piccola, di nicchia, marginale nella disciplina. Per esempio vengono create delle sessioni speciali sulla imprenditoria femminile un po' in molte, se non tutte, le principali conferenze internazionali di business history. Ne abbiamo avuta una anche a Boston recentemente, al World Economic History Congress. Ci sono comunque alcuni temi che questa letteratura sulla imprenditoria femminile ha sottolineato e rispetto ai quali, diciamo, intende contribuire, intende confrontarsi. Il primo è quello della cosiddetta ideologia delle sfere separate. Qui l'idea è che soprattutto a partire dall'avvento della rivoluzione industriale si sia affermato un sistema di norme, di pratiche sociali che ha teso a confinare la donna nell'ambito della dimensione familiare e domestica, lasciando gli ambiti di attività rimanenti, quelli maggiormente orientati all'impegno pubblico, al marito, ai componenti di genere maschile del nucleo familiare, e questo ha portato al formarsi, a sedimentarsi di concezioni molto radicate, molto diffuse su quelle che sarebbero le attività lavorative proprie, tipiche, adatte, confacenti al ruolo delle donne. E questa idea su quali sarebbero i lavori tipicamente femminili, tra virgolette, avrebbe influenzato e determinato molto poi le effettive possibilità delle donne qualora esse avessero trovato la possibilità di intraprendere una attività di business. E quindi da questo risultava che quando si osservano le imprese femminili, esse sono spesso confinate in settori che rappresentano una, come dire, estensione mercantile, una estensione sul mercato di attività tradizionalmente di carattere domestico. Quindi le imprese femminili le troviamo nell'abbigliamento, nel tessile, nella produzione o vendita dei cosmetici, le affittacamere, le lavanderie, un certo tipo di ristorazione e così via. Con la conseguenza che le imprese femminili sarebbero tipicamente piccole, operano in settori di nicchia e sono dimensionalmente più piccole, mediamente più piccole di quelle gestite dagli uomini. Un altro aspetto che va considerato quando si affronta il tema della imprenditoria femminile è che per molto tempo, sino ad anni relativamente recenti, le donne hanno... alle donne sposate, non a tutte le donne, alle donne sposate è stata proibita la possibilità di possedere beni patrimoniali, anche tipicamente di avere la potestà di firmare contratti in maniera indipendente dal marito. Circostanza questa che naturalmente appunto dà gravissimo ostacolo alla possibilità di intrapresa economica delle donne sposate.
Un altro tema fortemente dibattuto e sul quale in buona sostanza si concentrerà il paper è quello delle differenze versus similarità tra diciamo gli stili imprenditoriali delle donne e quelli degli uomini. C'è un filone di letteratura che ha sostenuto e che sostiene che l'imprenditoria femminile è per vari aspetti differenti, presenta delle diversità rispetto alla imprenditoria maschile, diversità che derivano, come dire, principalmente ancora dai condizionamenti di carattere sociale su quelle che sono le aspettative riguardo a ciò che è bene proprio appropriato che la donna faccia. Quindi questo filone di letteratura che enfatizza le differenze tra l'imprenditoria femminile e quella maschile sottolinea la propensione delle imprenditrici donne a perseguire più spesso degli uomini obiettivi che vanno al di là del puro, come dire, della pura performance di carattere economico dell'impresa. Le imprese femminili sarebbero quindi maggiormente propense ad essere coinvolti in attività di social engagement, di servizio alla comunità, sarebbero più attente alla, come dire, alle tematiche di carattere ambientale sia all'interno dell'azienda ma anche campo di intervento dell'azione di social engagement. Dall'altro lato c'è un filone di letteratura differente che ha trovato in tempi recentissimi un'espressione nell'articolo di Astor e Di Martino pubblicato su Economic History Review, che invece sottolinea che imprenditrici donne e imprenditrici uomini sostanzialmente si comportano nella stessa maniera riguardo a propensione al rischio, attitudine al profitto e così via. In ogni caso c'è accordo tra gli studiosi che questo tema delle analogie e differenze tra l'imprenditoria degli uomini e quella delle donne necessitano una ulteriore investigazione. Questo è nel nostro piccolo ciò che ci proponiamo di fare, pur con tutti i limiti che saranno resi evidenti sia dalla mia presentazione che anche immagino dalla discussione che seguirà, in questo paper che ha quale oggetto di studio le biografie delle imprenditrici che sono state delle imprenditrici italiane che sono state insignite del cavalierato del lavoro dalla introduzione di questa onorificenza sino al 2016. Questo è lo span di cui ci occupiamo in questo paper. In realtà poi ci sono state due ulteriori infornate di cavalieri del lavoro nel 17 e nel 18 che forse renderebbero necessario un piccolo aggiornamento del campione. Comunque sia, per il periodo analizzato in questo paper troviamo che sono stati complessivamente nominati 2.797 cavalieri del lavoro, di cui le donne sono state appena 80. La prima l'ordine è stato introdotto nel 1901, la prima donna è stata a diventare cavaliere del lavoro, la troviamo nel 1964, quindi occorre attendere 63 anni, si trattava di un'imprenditrice della meccanica, un'imprenditrice bolognese, operante nel settore della meccanica, Gilberta Gabrielli Minganti. Noi abbiamo costruito un campione così strutturato. Noi analizziamo l'intera popolazione delle 80 donne insignite del cavalierato del lavoro, abbiamo selezionato un campione comparabile di cavalieri del lavoro uomini, quindi 80 cavalieri del lavoro selezionati come, visto che queste infornate di cavalieri del lavoro hanno luogo annualmente, cioè ogni anno in occasione della festa della Repubblica il Presidente nomina 25 cavalieri del lavoro, noi abbiamo estratto casualmente per ciascun anno nel quale si trova almeno una donna nominata cavaliere del lavoro un numero equivalente di cavalieri uomini. Questo è stato possibile per il fatto che è sempre successo che il numero delle donne nominate rispetto alle 25 totali nominate in ciascun anno è stato sempre ampiamente inferiore rispetto al numero dei cavalieri uomini. Quindi abbiamo selezionato un campione che in qualche modo può essere comparabile con la popolazione delle donne cavaliere. E applichiamo una metodologia di prosopografia quantitativa, un po' cercando di adattare al nostro
campione una tecnica già per esempio utilizzata in lavori recenti di Toninelli, Vasta e anche in un articolo del 18 di Nuvolari, Toninelli e Vasta. In breve noi presentiamo alcune statistiche descrittive riguardo i due campioni che analizziamo e poi cerchiamo di presentare anche una analisi di cluster nel tentativo di identificare alcune tipologie, diciamo, di imprenditori e di vedere come all'interno di queste tipologie le nostre donne si collocano. È chiaro, un caveat riguarda la fonte, naturalmente. Qui queste biografie sono costruite sulla base di interviste, diciamo, di testimonianze rilasciate dagli stessi cavalieri del lavoro nominati. Questo naturalmente rappresenta un bias, perché la fonte in realtà è l'autorappresentazione che questi soggetti danno di sé e che quindi può riflettere, non, come dire, la differente importanza che questi soggetti attribuiscono a talune dimensioni della loro attività rispetto ad altre, importanza che a sua volta riflette, come dire, le aspettative che queste persone hanno del, come dire, del giudizio, diciamo, che la società circostante dà della loro attività, della dimensione in cui essa si esplica e delle aspettative che, che i cavalieri hanno riguardo alle aspettative che la società su ciò che si ritiene sia opportuno che i cavalieri stessi sottolineino nelle loro testimonianze. Quindi fatti salvi questi caveat, che però sono comunque in diverso grado presenti anche nelle fonti utilizzate per ricerche di carattere prosopografico in qualche modo comparabile. Anche il dizionario biografico degli imprenditori italiani comunque soffre di problemi di una selezione effettuata a monte ex ante, su chi sono questi individui che vengono campionati, su quali aspetti della loro attività vanno sottolineati. In questo caso il bias è fornito dallo studioso che redige il profilo biografico e non dall'imprenditore stesso. Comunque, qui questa prima tabella mostra la distribuzione del nostro campione per decennio di nomina. Si vede quindi che la propensione del presidente a nominare, a insignire del cavalierato persone di genere femminile ha preso un abbrivio significativo in realtà soltanto a partire dall'anno 2000. Prima del 2000 le donne insignite del cavalierato sono state veramente, veramente poche. E questa prima tabella mostra la distribuzione dei due campioni per livello di istruzione. Si vede che i laureati sono sensibilmente più numerosi tra gli uomini che tra le donne. Tra le donne c'è una prevalenza rispetto agli uomini di laureati in humanities, mentre riguardo a tutti i restanti tipi di laurea c'è una prevalenza degli uomini il gap è particolarmente alto per quanto riguarda le STEM e soprattutto i laureati in ingegneria. Abbiamo 14 uomini su 80 rispetto ad una sola donna, ad una sola ingegnera, che è la Sonia Bonfiglioli, detto così, tra... Che una sappiamo. Sì, sappiamo chi è. Sappiamo chi è. Poi questa seconda diapositiva mostra la distribuzione del nostro campione per settore di attività, diciamo, di questi soggetti. Si nota che la distribuzione degli uomini appare più bilanciata, più equilibrata di quella delle donne. Vediamo che ci sono alcuni settori che appaiono dei bastioni maschili apparentemente inespugnabili per le donne. Vabbè, c'è il dato delle utilities, sono pochi anche gli uomini, però non c'è nessuna in cavaliera donna che abbia fatto carriera nel settore delle public utilities. Poi soprattutto banche e assicurazioni sembrano un bastione maschile. Abbiamo 13 cavalieri uomini che provengono da questo settore rispetto ad una sola donna, per di più nominata insignita del cavalierato soltanto nel 2016, quindi nell'ultimo anno da noi campionato. C'è una prevalenza di donne nella manifattura,
anche qui vediamo che il, come dire, la numerosità delle donne è particolarmente pronunciata nel tessile abbigliamento, un settore tipicamente femminile, quindi un risultato che poteva essere atteso, però vediamo che c'è un numero apprezzabile di donne anche in alcuni settori che sono considerati invece più di carattere maschile, per esempio meccaniche ed elettroniche abbiamo 11 donne rispetto a 17 uomini, anche nella chimica abbiamo 9 donne rispetto a 11 uomini, quindi in questi settori più anche tecnologicamente sofisticati le donne sono sì meno numerose degli uomini, però rivelano una presenza significativa e probabilmente maggiore di quanto l'ideologia delle sfere separate potesse fare attendere. Questa slide mostra il nostro campione per an entrepreneurial drive, ossia sul il come sono diventati imprenditori i nostri soggetti. Si vede anche qui che la distribuzione degli uomini è molto più bilanciata di quella delle donne, ossia le donne diventano molto più spesso degli uomini imprenditrici by inheritance, ereditando l'impresa o dal padre o dal marito, mentre sono molto meno numerosi i casi di cavaliere che intraprendono la loro attività come fondatrici o cofondatrici della società, oppure che intraprendono la carriera manageriale, che hanno la possibilità di accedere ai ranghi più elevati della carriera manageriale. Anche qui sembra di essere di fronte ad un bastione maschile difficilmente accessibile alle donne, l'accesso alle posizioni manageriali più elevate. Anche qui, che ruolo ha svolto lo Stato in questo ambito? Quindi noi qui distinguiamo il nostro campione in base alla proprietà sostanzialmente dell'impresa presso la quale hanno fatto carriera, distinguiamo molto rozzamente tra imprese private e le imprese pubbliche, vediamo che per quanto riguarda gli uomini comunque c'è un nucleo significativo di cavalieri che hanno fatto la loro carriera nelle partecipazioni statali, il 10%, mentre di donne ne troviamo solamente una su 80, anche qui una persona che è stata nominata nel 2016. Quindi di fatto, a differenza che in altri paesi nei quali lo Stato, il governo ha utilizzato lo strumento dell'impresa pubblica anche per promuovere la formazione di un ceto imprenditoriale o manageriale, oppure l'ascesa a posizioni, diciamo, di consigliere di amministrazione di importanti società per azioni, la leva lo strumento dell'impresa pubblica, dell'impresa a partecipazione statale. L'Olanda, per esempio, ha fatto questo già negli anni 70. In Italia un atteggiamento di questo tipo da parte del governo sembra non esserci stato. Oppure, diciamo pure, non c'è stato. Poi proviamo a vedere se è possibile fare un'analisi riguardo alla propensione all'innovazione dei soggetti che abbiamo campionato. Qui noi abbiamo cercato di adattare al nostro campione una procedura, una tecnica proposta in un articolo di Toninelli e Vasta uscito su Business History del 2014. Sulla base dei nostri profili biografici abbiamo cercato di individuare qual è il tipo di innovazione segnalato nelle biografie di questi soggetti, una differenza rispetto alla procedura utilizzata da Toninelli e Vaste, che noi utilizziamo una nozione più ampia, più allargata di innovazione. Qui questa slide mostra i tipi di innovazione che noi consideriamo. I primi sei sono i canonici tipi di innovazione tipicamente schumpeteriani, poi vi aggiungiamo un altro, tra virgolette, tipo di innovazione che è il cosiddetto social engagement. Anche qui, 5 minuti, Alberto. Ok, questo perché la letteratura femminista ha sottolineato le tradizionali dimensioni dell'innovazione schumpeteriana sarebbero gender biased, ossia rifletterebbero attività che la società intende maggiormente caratterizzare come maschili, tra virgolette, e la società intenderebbe invece indirizzare le donne ad altri tipi di attività che possono avere comunque un loro carattere innovativo. Si è discusso molto, quindi consideriamo anche il social engagement.
abbiamo costruito un indice della performance innovativa, quindi attribuiamo un punto a ciascun tipo di innovazione realizzato da ciascun cavaliere del lavoro e otteniamo uno score che può fluttuare da 0 in caso di nessuna innovazione a 7. Ciascun cavaliere effettua almeno un'innovazione in ciascuno dei 7 tipi di innovazione considerati. In breve si vede che gli uomini hanno uno score mediamente più alto. Qui si vede che lo score degli uomini si concentra nei punteggi 2 e 3, quello delle donne invece si concentra maggiormente nei punteggi 1 e 2, la media 2,4 per gli uomini, 2,0 per le donne. Possiamo per motivi di tempo saltare questa slide. L'analisi di cluster velocemente ci ha portato ad individuare tre cluster. Il primo cluster sottolinea, come dire, un po' la similarità tra i due tipi di imprenditoria. Vediamo la composizione, gruppo 1, 52% uomini, 48% donne, quindi più o meno dal punto di vista della composizione di genere è un cluster bilanciato. Che cosa lo caratterizza? Sono quasi tutti laureati, soprattutto in STEM ed Economics and Business Administration, l'attività in cui si specializzano è la manifattura, in particolare settori a maggiore intensità di capitale e tecnologica. Il gruppo 2 invece è, come dire, il dominio principalmente delle donne, dell'imprenditoria femminile, è il cluster nel quale si concentrano le imprenditrici donne. Qui ciò che lo caratterizza è principalmente un livello di istruzione più basso, non ci sono laureati, anche qui una specializzazione nella manifattura, però con una maggiore presenza di attività tecnologicamente meno sofisticate e più tipicamente femminili. Il gruppo 3, il cluster 3, invece sembra un feudo maschile, sono sostanzialmente i manager. Anche qui feudo maschile, quasi tutti laureati, prevalenza in economics e giurisprudenza e quasi nessuna donna. Quindi, per giungere molto rapidamente alle conclusioni, allora, qui sembra che di fatto l'unica istituzione che ha supportato il formarsi, la spinta delle donne a diventare imprenditrici, che abbia supportato l'imprenditoria femminile, sia la famiglia, ovviamente, che la possibilità per le donne di diventare imprenditrici si dispieghi unicamente o quasi unicamente nell'ambito della famiglia e che tutti gli altri campi, tutte le altre istituzioni in qualche modo rilevanti ai fini di una possibilità di intraprendere, diciamo, il percorso imprenditoriale, tutti gli altri campi rilevanti per il successo imprenditoriale abbiano fortemente penalizzato le donne sono state penalizzate per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, soprattutto STEM e ingegneria, la possibilità di accedere ai livelli più alti della carriera manageriale e poi non l'ho mostrato nelle slide per motivi di tempo, comunque la possibilità di effettuare training, percorsi, momenti di formazione all'estero, che è molto, questa possibilità è stata molto più fortemente presente nel campione degli uomini che non in quella delle donne. Tuttavia la famiglia ha anche rappresentato come dire, un vettore, un veicolo per le donne per uscire dal ghetto, diciamo, dei settori, delle attività considerate come tipicamente femminile. Pur con tutti questi limiti, nell'ambito dell'impresa familiare, le donne sono riuscite ad avere successo, ad affermarsi, a gestire anche imprese operanti al di fuori dei settori considerati tipicamente femminili, in particolare meccanica ed ingegneria. Bene. Bravissimo Alberto, grazie. Prego. Allora, abbiamo 10 minuti di discussant, Giulia Mancini. Dunque, prima di tutto mi piacerebbe ringraziare il professor Vasta per, non solo per l'invito ma anche per l'opportunità di commentare un paper che per me è particolarmente interessante dato il fatto che comunque ha a che fare con i divari di genere in Italia, che è il campo che mi sono scelta. Quindi certamente è un paper che mi ha fatto piacere leggere e che mi ha interessato.
Si tratta appunto, come abbiamo appena sentito, di, fondamentalmente di un'analisi quantitativa dei divari di genere in questo particolare gruppo che sono gli imprenditori decorati con questa onorificenza, quella del cavalierato del lavoro. E si tratta, come ricordano anche gli autori nella introduzione, di un contributo che è innovativo perché si inserisce in una letteratura che è quella di business history, dove la prospettiva di genere è piuttosto, diciamo, meno esplorata di quanto potrebbe essere interessante, quindi certamente questo è un elemento di innovazione. Poi dal mio punto di vista sono meno familiare con la letteratura di business history rispetto che con la letteratura più in generale sulle differenze di genere nel mondo del lavoro, quindi diciamo anche vedendo questo paper sotto il punto di vista più generale dei divari di genere, di certo, dato che in Italia c'è davvero poco, si tratta anche da quel punto di vista di un contributo interessante che dà delle conclusioni, alcune magari un po' attese, altre più inattese, come questa del ruolo della famiglia, che sono credo utili per cominciare ad ampliare un po' il dibattito. Le mie osservazioni sono fondamentalmente tre. La prima è, diciamo, un po' la critica un po' più radicale. E la, diciamo, riassumo con l'idea della rappresentatività. Quello che ho trovato magari poco chiaro nel leggere il paper è qual è la popolazione di riferimento alla quale si vuole generalizzare. Quindi se si tratta, dato che abbiamo a che fare con un tipo di dato, con un campione così particolare, persone che sono state scelte per essere premiate con un onorificenza di merito fondamentalmente, stiamo cercando di estrapolare alla popolazione generale degli imprenditori italiani, in quel caso colpisce certamente la dimensione del campione, quindi la numerosità proprio campionaria, che è chiaramente molto piccola, per dare anche solo a me stessa un'idea di quanto ampia potesse essere la popolazione di riferimento delle persone che fanno gli imprenditori. Ho semplicemente guardato, la cosa più veloce che potevo fare era guardare i dati dell'Istat per gli anni più recenti, quindi in un anno le persone contate come self-employed, che hanno degli employees, sono 500.000 per le donne, più di 1 milione per gli uomini, quindi certamente il fatto che nel decennio 2010 mi pare ci fossero 30 donne rappresenta una dimensione davvero minuscola se la popolazione di riferimento è questa. Magari in realtà probabilmente forse è un pochino sottinteso che la popolazione di riferimento siano gli imprenditori di successo, non tanto gli imprenditori in generale. E dato appunto il fatto che queste persone sono addirittura insignite di una onorificenza governativa. In quel caso le dimensioni della popolazione si riducono considerevolmente, questo è semplicemente lo stesso tipo di dato filtrato. Queste credono vengano dalla rilevazione sulle forze di lavoro, quindi non sono probabilmente necessariamente comparabili, però giusto per dare un'idea della dimensione della popolazione. Però la cosa più significativa, più ancora della numerosità, è la selettività. Questa è la mia sensazione. Il fatto che comunque non solo si tratti di un premio, che credo che sia, però questo è un chiarimento che magari può essere fatto, credo che sia a candidatura, cioè le persone si devono candidare per ricevere questa onorificenza, credo, viene concessa in base a criteri che non so quanto siano trasparenti, o comunque chiaramente ci sarà una multidimensionalità dei criteri che vengono usati, non necessariamente saranno tutti legati al successo imprenditoriale, ma magari possono esserci legami politici, non lo so, altre dimensioni che entrano in gioco per selezionare le persone che davvero ricevono quel tipo di premio. E la cosa ancora più fondamentale è che credo che sia plausibile pensare che le donne e gli uomini siano selezionati, il meccanismo di selezione agisca diversamente sulle donne rispetto agli uomini, quindi questo ha un effetto sulla comparabilità alla fine delle due popolazioni. E per illustrare la cosa c'è questa immagine molto analogica, disegnata, se diciamo schematicamente, se pensiamo che, come ricordava anche il professor Rinaldi all'inizio, che
la distribuzione di quello che diciamo si può chiamare successo imprenditoriale, fingendo che si possa misurare in modo quantitativo con una dimensione cardinale, diciamo. Se la distribuzione delle donne e degli uomini è diversa, imporre un cut-off unico, quindi in questo caso potrebbe essere selezionare i top 25 più bravi o più di successo, diciamo, ogni anno in questa metrica, automaticamente impone una selezione più severa per le donne piuttosto che per gli uomini, cioè si è più selettivi, diciamo, soltanto le donne che arrivano a livelli ultra, diciamo, elitari riescono a farcela, diciamo, in questo club così ristretto, mentre per gli uomini la selettività è meno forte. Quindi, diciamo, questo minaccia la comparabilità tra donne e uomini in questo particolare campione, e direi che forse chiamare il campione degli uomini comparable balanced sample forse è un pochino un modo improprio per definirlo, magari si potrebbe semplicemente chiamare un random sample. Tra l'altro, un'altra domanda è se c'è qualcosa che osta gli altri punti sono brevi. Se c'è qualcosa che osta ad allargare un po' di più il campione dei maschi, non necessariamente devono essere della stessa numerosità, credo, no? Ah, probabilmente c'è un problema di data processing, comunque sarà oneroso. La mia domanda dopo, dai. In quel caso, ok. Però io non penso in realtà che questo minacci l'interesse del paper, anche ammettendo che vogliamo generalizzare, diciamo, soltanto a un'elite selezionatissima, proprio per il fatto che stiamo guardando a divari di genere, penso che possa rimanere un interesse significativo. La seconda, diciamo, critica riguarda il tempo, quindi il fatto che lo span temporale di fatto va dai primi anni 60 a oggi, ma che la dimensione temporale nel paper non è esplorata molto, proprio per la piccolezza del campione. Però se uno, diciamo, abbraccia un po' la selettività, quindi stiamo parlando di un club minuscolo ma comunque significativo, forse si può espandere un po' di più anche sulle poche pioniere che ci sono prima del 2000. E l'ultimo remark, diciamo, sono più delle curiosità mie o dei suggerimenti, cercare di ampliare magari le dimensioni descrittive esplorate. Mi sono stupita di non trovare una misura del successo imprenditoriale, ad esempio, al di là di questa dimensione di notorietà misurata dalla pagina di Wikipedia, però magari si può ampliare un pochino di più, penso che potrebbe essere interessante. Magari si possono aggiungere altre metriche che sono interessanti nel caso delle donne, come la conciliazione tra il lavoro e la vita familiare. E poi un'altra cosa che potrebbe essere interessante è aggiungere un po' di prospettiva comparativa, quindi vedere se l'Italia è particolarmente diversa da altri paesi. Ho finito. Grazie Giulia, perfetto. Siamo giusti sui tempi, adesso abbiamo un quarto d'ora per le domande. Ho già iscritto Giovanni Federico. Condivido molto le osservazioni di Giulia, avrei un suggerimento, una curiosità tecnica, nel senso, è possibile stimare la differenza fra l'età della donna o dell'uomo e il conferimento il momento di conferimento del titolo di carriera di lavoro, per vedere se le donne ci hanno messo più o meno tempo degli uomini per diventare carriera di lavoro, che potrebbe essere interessante, soprattutto nei casi in cui le donne venissero da famiglie imprenditrici o avessero il marito imprenditore o roba di questo, situazioni di questo genere. Per cui ovviamente vedere se hanno fatto più o meno fatica. C'è un limite d'età. Aspetta, aspetta. C'è un limite d'età per... Abbiamo... Capito, ma... Scusate. Scusate, abbiamo Gabriele. No, Giulia ha fatto un ottimo lavoro nel riassumere il discorso della selettività e della nazionale campione. Roberto, prima parlavi di un possibile bias nel fatto che la fonte è molto soggettiva, no? È molto autoreferenziale, però guardando la presentazione pensavo forse alla fine questo non è un grosso problema, perché le dimensioni che andate a guardare sono perlomeno nella prima parte abbastanza oggettive, quindi non so fino a che punto poi questo bias è importante, no? Per l'innovazione può essere, esatto, verso la fine magari questo può essere un problema. E l'altro discorso è, nel paper fate riferimento al dizionario
degli imprenditori italiani e ci sono 10 entries, no? Anche là. Sì. Quindi magari potreste provare a fare una comparazione per vedere fino a che punto il discorso preferenziale implica un bias o meno. Magari nell'altra fonte c'è un altro tipo di bias, però se le due fonti vanno più o meno nella stessa direzione può essere un buon punto. Lele. Allora, sì, io volevo fare due osservazioni sul paper. Secondo me avrebbe bisogno di un quadro storico sull'emancipazione delle donne in Italia un pochino più ampio. È noto che le donne poterono votare in Italia solo nel 1946. È meno noto che il primo concorso per magistrato aperto alle donne fu fatto nel 1963. E oggi le donne peraltro sono in maggioranza tra i magistrati rispetto agli uomini, però il primo concorso fu fatto nel 63. Sarebbe interessante vedere il rapporto rispetto a questo con altri paesi. Poi è molto noto che le donne furono messe allo stesso piano degli uomini nella famiglia solo nel 1975. Essi, insomma, sono tre tappe fondamentali, di cui due stanno in mezzo al vostro periodo. Quindi è bene che c'è anche l'aspetto istituzionale ed è bene vedere come l'Italia si raffronta su questo con gli altri paesi europei. E ho trovato per esempio un punto molto interessante del vostro paper, il discorso che fate sulle imprese pubbliche che non hanno promosso l'accesso delle donne. Appunto, tenete presente che anche nella magistratura fino al 63, e anche su questo magari avete fatto un confronto con l'Olanda, se si potesse approfondire in termini generali. Che la letteratura, come fate anche voi, trovi che le donne non si specializzino poi in settori nell'ambito privato molto diverso dagli uomini, a me non sorprende, visto che sono meno. Cioè, nella misura in cui sono meno, cioè, il punto è che sono meno, però quelle poche che ci arrivano tendono a uniformarsi a quella. Quindi c'è questo aspetto complessivo da tenere presente. È abbastanza normale in politica, anche le donne che per molto tempo sono arrivate in politica avevano lo stesso modello comportamentale degli uomini, però erano meno. Ok. Grazie. Molto interessante. Stavo pensando, c'è un aspetto nell'ordine del merito del lavoro, dei cavalieri del lavoro, che è quello un po' politico, della parte dietro della decisione, che non mi sembrava emergere, perché c'è un network dietro lì. Quest'ordine, hanno un collegio, hanno un piano del fieri, c'è un consiglio intermedio che è presieduto al ministro e così via. E sarebbe interessante forse vedere come il processo decisionale del scorso, se in qualche modo si può stimare di cosa faccia parte, se ci siano pressioni politiche che a un certo punto vanno a influenzare le decisioni di questo consiglio, perché anche il presidente è un po' presta nome, dietro c'è tutto un sistema radicato molto forte a Roma. Mio amico era stato agli alfieri del lavoro, mi hanno invitato, si vede che c'è tutto un mondo dietro che si muove, e quindi anche l'aumento recente delle donne può essere un riflesso di esigenze altre, e poi attraverso questi network c'è una selezione. È difficile forse coglierlo in questo modo, ma può essere interessante pensarci, una ricerca diversa. Abbiamo Gab, pure te. Letto sì, detto già interessato, il commento era un po' su questo che dice Giovanni e su quello che diceva Giulia, che il fatto che non siano rappresentativi non è un problema. Io forse enfatizzerei che, cioè, racconterei di più, tutto male a chi non è un business historian, magari conosce meno la fonte, chi sono i cavalieri, cioè, perché anche rispetto alla popolazione di imprenditori italiani immagino che non siano rappresentativi, sia per questo aspetto politico sia per magari, la dimensione impresa, insomma. Elaborerei su quello, perché secondo me rende ancora più convincente il fatto che siano un gruppo di donne molto interessante di per sé, perché appunto ha chiaramente sfondato un soffitto molto elevato quindi chiaramente di essere studiato. Michelangelo? No, due paio di commenti. Cioè, non è tanto secondo me rilevante come vengono scelte, ma poi è rilevante compararle con gli uomini, soprattutto in relazione al fatto che siano imprese familiari, che quindi non sia tanto, che è un tema della letteratura, la capacità della donna di emergere, ma quanto la capacità invece di appartenere a una famiglia rilevante che ha un'impresa consolidata nel tempo, che solitamente sono le donne imprenditrici italiane più di successo, Marcegaglia e altre.
Altre due piccole cose, non capisco bene questo di mettere il social engagement insieme all'innovazione, francamente mi sembrano due cose, due aspetti molto diversi. E poi questi tre cluster, insomma, ci vorrebbe un po' più di fantasia per dargli un nome o qualcosa che renda un po' più appealing, perché cluster 1, 2 e 3, insomma, è un po' arido. Vecchi. Io ho solo la domanda tecnica che hai accennato tu, cioè perché costringerti a campionare in quella maniera molto strana, molto ad hoc, 80 osservazioni, ne hai 3.000, no? Se ti capisco bene, quindi poi c'è un costo computazionale, altrimenti mi verrebbe dalla scarpa, cioè non... perché costringerti in un mondo di piccoli campioni con grandi standard errors che non ci sono, ma insomma, questa è la mia domanda, un piccolo video. Se non ci sono altri vorrei aggiungere io un paio di domande e commenti. Ho anch'io un problema sulla questione, pur facendo un lavoro di questo tipo però sugli imprenditori europei, e proprio perché anzi faccio quello, ho anch'io un po' un problema di rappresentatività sulla fase temporale, cioè noi mettiamo insieme un campione, tu analizzi un campione che si spalma su una quantità di anni considerevole all'interno dei quali cambiano tutta una serie di codici di comportamento verso il ruolo della donna, ma anche in termini di istruzione, in termini di formazione, in termini... Quindi lo dico anche perché anche per me è un problema, probabilmente è più logico tagliare delle fasi temporali omogenee, forse. L'altro elemento, io ho due suggerimenti. Uno è magari proprio andare a dare, visto che non sono tantissime, una veloce occhiata all'archivio dei Cavalieri del Lavoro che sta in via del Tritone. Ci sono ogni dossier, alcuni sono molto poveri, altri sono estremamente ricchi, perché una volta che l'imprenditore veniva nominato, lui doveva fornire delle informazioni, era lui che dava ritagli di giornale, dava tutto ciò che poteva giustificare la sua nomina. Quindi probabilmente lì dentro magari c'è qualcosa che può farvi venire delle idee. L'altra cosa va un po' nella direzione di quanto diceva Lele, perché non provare anche a per quanto se io prendo il campione europeo e guardo la percentuale di donne che ci sono dentro è assolutamente consistente con i numeri che avete voi, cioè parliamo di un 5% se va bene, misurato su un bel po' di nazioni europee. Però quindi di successful entrepreneurs nei dizionari biografici. Potrebbe essere il caso di andare a guardare la percentuale, come si evolve la percentuale di laureate femmine nelle università principali del paese. Per esempio a Bocconi, che comunque è un caso rappresentativo, il numero di laureate comincia a diventare consistente dopo la seconda guerra mondiale, anzi con gli anni diciamo 60, consistente vuol dire che supera quel 5%, e questo potrebbe essere fornire delle informazioni in più. Ho ancora, a dir la verità, un minuto se qualcuno vuole aggiungere qualche domanda, se no lascio la parola ad Alberto. Prego. Ok, allora bene, ringrazio tutti gli intervenuti per le loro osservazioni, naturalmente benvenuti tutti i suggerimenti per ampliamenti, ulteriori approfondimenti. Ampliare il campione dei mastering si può non ha costi particolarmente elevati. Il problema della rappresentatività, che è quello sul quale vorrei dire qualcosa, è che in realtà il primo problema che si trova di fronte quando si vuole provare a fare un po' di analisi qualitativa sull'imprenditoria femminile è utilizzando questa tecnica della fotografia quantitativa, è il limitatissimo numero di persone, di donne, riguardo le quali si dispone di una biografia, diciamo di un profilo biografico. E appunto si è sottolineato come nel dizionario biografico degli imprenditori le donne sono 10, quindi questo rende de facto impossibile. Quindi il criterio di scelta è stato perché questa fonte ci consente di disporre comunque di una quantità sufficientemente consistente e sufficientemente, tra virgolette, omogenea di profili biografici di donne per poter provare a fare un primo esercizio di analisi quantitativa, pur con tutti
pur con tutti i limiti che questo ha o può avere. È chiaro che ulteriori approfondimenti, individuare delle sottoperiodizzazioni, inquadrare meglio in maniera più approfondita il contesto istituzionale relativo alla condizione della donna nella società italiana, sono tutte cose naturalmente che rappresentano utili sviluppi del, paper. Riguardo i diversi criteri di selezione, cioè, paradossalmente o non paradossalmente, l'osservazione fatta rafforza il paper, perché se è più difficile per le donne essere selezionate, poi vediamo che nonostante questo top delle donne, che è una crema diciamo, nella quale è ancora più difficile entrare di quanto non sia per gli uomini, in realtà le donne presentano degli svantaggi, diciamo, le donne migliori presentano degli svantaggi comunque rispetto ad un centinaio di uomini che non è selezionato in maniera così, così severa riguardo, abbiamo visto, accesso all'istruzione, possibilità di fare training all'estero, accesso alle posizioni apicali della carriera manageriale, anche per capacità innovativa, questo rafforza il paper. Quindi forse un elemento non di critica ma di che corrobora diciamo, i risultati del paper. Finito? Ok, perfetto, grazie. Abbiamo addirittura recuperato il tempo, complimenti a me. E passiamo alla seconda fase dello slot, abbiamo la presentazione da parte di Leonardo Ridolfi, che arriva qua, di un paper scritto praticamente... la squadra di calcetto, con Giovanni Federico, Alessandro Nuvolari, Michelangelo Vasta. Is a skill premium necessary for technological catching up? Evidence from Italy 1861-1913. Iniziamo on time, 10:20. Titolo nuovo. Sì. Beh, il titolo è un altro? È vabbè, mi avete... Il più magnifico. Sì, birboni sì. Proprio. È cambiato in... La gara tra la lumaca e la tartuga, via, dato che siamo a Siena, mettiamo invece della tartaruga. Skill premium e... Abbiamo deciso tra italiano e inglese. Lo skill premium lì è la prima industrializzazione in Italia, quindi periodo dell'Italia liberale. Questo paper quindi si inserisce in un filone della letteratura che diciamo, è piuttosto noto, da un punto di vista direi più teorico che quantitativo, e poi insomma, spiegherò brevemente perché, e si lega diciamo, a un filone della letteratura che esplora come il processo, il mercato del lavoro si diversifica con il processo di industrializzazione. Quindi noi sappiamo che un elemento fondamentale del processo di industrializzazione è l'incremento del livello di specializzazione di un segmento più o meno importante insomma, della forza lavoro. Questo ovviamente si riflette in un differenziale nel salario tra il segmento del mercato del lavoro che è non specializzato, fondamentalmente società preindustriale e il settore agricolo, in cui si può assumere, sappiamo che lo skill premium è zero e le variazioni nei salari sono dovute soltanto a fluttuazioni stagionali, quindi quello che troviamo la variabilità del salario è dovuta soltanto a questo in sostanza. E la parte progressiva della società che va verso settori più industrializzati, e questo determina un differenziale nei salari, cosiddetto skill premium, che poi è in sostanza il soggetto di questo paper. Ora, il punto interessante che abbiamo diciamo, cercato di cogliere in questo studio è il fatto che la letteratura, di fatto, fino ad ora non ha posto una grande attenzione nello studio dello skill premium, o meglio, ci sono alcuni studi a livello che fanno delle comparazioni internazionali, i due riferimenti sono Anderson 2001 e Bertrand e Pons 2004-2013, che fanno una comparazione sostanzialmente tra il nuovo e il vecchio mondo. Quindi noi sappiamo che in cui abbiamo una divergenza tra nuovo e vecchio mondo, e questa è sostanzialmente determinata dalla migrazione, quindi. E poi da alcune delle forze fondamentali della globalizzazione, che noi sappiamo che il periodo dal 61 al 13 è considerato il periodo della globalizzazione. Abbiamo anche altri studi a carattere nazionale che sono ben noti, si focalizzano soprattutto sul mondo anglosassone, quindi Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo tipo di letteratura però, diciamo, a nostro avviso, soffre di alcune diciamo, debolezze, che sono più che altro metodologiche. La prima deriva dal fatto che la definizione poi di skill premium, se andiamo a vedere nel dettaglio come sono costruite queste serie dello skill premium,
la definizione di skill premium varia ampiamente tra uno studio e l'altro. In generale, per esempio, sappiamo, se prendiamo un campione di paesi, per esempio, vediamo che la maggior parte degli studi si focalizzano sul settore delle costruzioni. Questa è un po' una tradizione che deriva anche dal periodo preindustriale, abbiamo il classico studio di Van Zanden che utilizza appunto i salari dei manovali e dei muratori per calcolare, perché naturalmente per una questione di disponibilità di dati. Per esempio, giusto per dare qualche esempio, lo skill premium attualmente più utilizzato del Canada si basa sui lavoratori delle ferrovie. Quello dell'Olanda si basa sui lavoratori delle costruzioni, lo stesso la Turchia, il Brasile, l'Australia, quindi questo è un punto fondamentale. Le serie migliori sono quelle, attualmente abbiamo, che sono riportate anche nei studi soprattutto di Vetrane e Pons, che utilizzano delle serie più comprensive, sono quelle dell'Inghilterra, Francia e diciamo in parte anche l'Italia. Premium parli di due classi di lavoratori che ricevono salari differenti, come vengono definite queste due classi di lavoratori? Arriviamo. Un altro elemento della debolezza di questa letteratura è la copertura spaziale. Ritornando per esempio all'esempio dell'Olanda, noi abbiamo che lo skill premium riguarda appunto una definizione di lavoratore specializzato, in questo caso il muratore, quindi non è un top 10%, è semplicemente un salario medio di un muratore, diciamo, diviso il salario medio, il rapporto con il salario di un manovale, quindi un salario medio per un certo anno, e questo è un semplice rapporto. E la serie dell'Olanda per esempio si basa su Amsterdam, quella del Brasile si basa su Rio de Janeiro, l'Australia, Melbourne e Sydney, il dataset classico di Allen, e questo quindi crea dei problemi. Il secondo fatto, o meglio, non è detto, diciamo, se la serie comunque è rappresentativa di tutto il paese, potenzialmente non è rappresentativa del paese, può creare dei problemi. Il terzo è una questione metodologica, la maggior parte quindi di queste serie sono costruite come semplici, si basano su semplici medie, o medie pesate, quindi per aggregare i vari settori utilizzano delle medie pesate che si basano su in generale dei censimenti della popolazione. Invece il nostro obiettivo è quello di costruire una serie più rappresentativa per quanto riguarda l'Italia, con una frequenza maggiore che riguarda appunto il periodo indicato precedentemente, utilizzando un dataset più comprensivo di circa 10.300 osservazioni. Le nostre fonti principali sono tre: l'annuario statistico per i salari della manifattura, qui naturalmente abbiamo varie aziende, varie ditte, Lansaldo, Acciaierie di Terni, così, che riportano il salario per un generico lavoratore specializzato o non specializzato in un certo anno, quindi abbiamo un salario medio per una certa occupazione, un certo task. Queste rappresentano circa il 34% del campione, già, giusto per dare un'idea. Poi abbiamo un'altra parte di fonti, che sono il MAIC, del Dipartimento Generale della Statistica, che riguarda i salari principalmente delle costruzioni, e anche questi occupano circa il 37% del campione e si estendono dal 1862 al 78. La terza fonte importante è quella del bollettino del lavoro, che riguarda i lavoratori non specializzati dell'agricoltura, e riguarda l'ultimo periodo, dal 5 al 13. Poi abbiamo integrato queste fonti con altre fonti primarie pubblicate, quindi altre fonti del Dipartimento Generale della Statistica e la letteratura secondaria, quello che era disponibile a nostra conoscenza in sostanza. Inizio con una descrizione breve del nostro campione. Qui possiamo vedere la distribuzione delle osservazioni nel tempo, divise per specializzazione. Quindi vediamo che c'è una grossa difformità tra periodi. Nella prima parte, in cui abbiamo appunto la preminenza abbiamo in concomitanza l'annuario statistico e il MAIC, vediamo che ci sono, i salari dei lavoratori non specializzati sono di più di quelli specializzati, e le osservazioni sono relativamente sono molte, il campione è ben rappresentato. Poi abbiamo una fase in cui chiaramente finiscono molti salari delle costruzioni dopo il 78, quindi il campione si affida molto di più sulla parte della manifattura, e qui abbiamo però un bilanciamento più o meno simile tra skilled e unskilled. Nell'ultima fase abbiamo una situazione inversa, i lavoratori specializzati sono di più di quelli non specializzati, e qui abbiamo una copertura più ampia del campione. Da un punto di vista di macro aree, quindi spaziale, noi abbiamo distinto tre macro aree: il nord-ovest per catturare i fenomeni dell'industrializzazione, quindi distinguere un percorso
particolare, o apriamo il nord-est centro e il sud. Si può, diciamo, in termini percentuali, per dare un'idea più precisa, abbiamo calcolato che il 50% delle osservazioni riguardano il nord-ovest, il 30% circa il sud e il restante riguarda il nord-est centro. A livello regionale, le regioni che sono più rappresentate sono il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi questo da tenere presente. Un'altra statistica sommaria del campione interessante è la distribuzione delle osservazioni per settore. Questa è un po' un'innovazione della nostra stima, e vogliamo combinare più settori per avere un qualcosa di più rappresentativo. Quindi vogliamo avere una rappresentatività spaziale, temporale e settoriale. Da un punto di vista della distribuzione settoriale, il nostro campione sottostima lavoratori agricoli, quindi sono leggermente sottostimati, sovrastima quelli dei lavoratori delle costruzioni, e poi abbiamo uno sbilanciamento, diciamo, all'interno del settore industriale, che è illustrato in questa tabella. Vediamo che il settore tessile è sovrarappresentato rispetto, per esempio, al benchmark del 1911 preso dal lavoro Ciccarelli-Missaia, che ci fornisce, diciamo, un'indicazione più precisa del... Per esempio, un altro settore rappresentato importante nel nostro dataset è quello della riparazione e installazione delle macchine, che però è consistente con quanto riportato dal censimento. Veniamo alla metodologia. Dunque, per cercare di tenere conto di tutte queste fonti di eterogeneità e cercare di stimare una serie nazionale, noi siamo partiti da un approccio abbastanza classico, però che è usato... è stata per la prima volta, la prima volta applicato da Clark per l'Inghilterra. In questo ambito è praticamente la prima volta che viene usato, e cerca di controllare per le varie fonti. In questa specificazione vediamo il logaritmo del salario viene regredito su un insieme di covariate. La nostra variabile di interesse è una variabile interazione tra specializzazione e periodo. Noi identifichiamo un periodo di 3 anni, quindi la stima è su delle finestre temporali 3 anni per rendere più robusta la stima. E le variabili, le covariate sono il settore, noi identifichiamo 21 settori, la fonte, mettiamo una variabile dummy per ognuna delle fonti fondamentali per cercare di evitare dei bias composizionali, una variabile, una dummy per il gender, e poi introduciamo delle dummy per le aziende appartenenti a un complesso militare che avevano uno skill premium, diciamo, particolare rispetto al resto. Da un punto di vista un po' più strettamente più tecnico, utilizziamo un approccio di regressione pesato in cui teniamo conto sia delle osservazioni, pesiamo le osservazioni sia per la popolazione della data regione in quell'anno, sia per il numero di osservazioni di quella regione. In sostanza, quando noi abbiamo un salario medio per ogni regione, quindi abbiamo 1 a 1, supponendo che io abbia 2 regioni, in quella maniera posso pesare direttamente per la popolazione. Nel nostro caso non è così, perché io, per esempio, per la regione I ho 100 osservazioni, per un'altra regione J ho, quindi devo fare una pesatura che tiene contemporaneamente in considerazione sia la popolazione, quindi la pesatura normale, sia il numero di osservazioni riguardanti quella. Quindi in sostanza il peso è il rapporto tra la popolazione nel dato anno diviso il numero di osservazioni. Quindi è un importance weight, in sostanza. E il coefficiente di interesse è quello della variabile interazione, viene estratto, sommato alla costante, e ci dà, in questa maniera ci permette di costruire il coefficiente condizionatamente a queste variabili. Questo è il risultato. Il modello benchmark è la serie rossa. Qui viene paragonata a un modello non pesato e viene paragonato anche a un altro approccio. Abbiamo deciso anche di dividere in queste macro aree, quindi di fare un'interazione tra macro area e periodo, e stimare 3 skill premia diversi per ogni macro area e aggregarli poi pesandoli per la popolazione delle macro aree ottenuti dai censi, per vedere se era consistente. Questo sembra il caso. E poi il tutto è stato paragonato anche con la semplice media aritmetica per far vedere, un po' i problemi del campione. In sostanza vi si vede un calo drastico della serie, a partire soprattutto dal 78, e quindi si può dedurre che in parte questo è dovuto al fatto che nel campione ci sono anche le donne, quindi se non controllo per le donne, chiaramente il campione
qui a questo problema, e poi è dovuto anche al cambiamento di fonte. Come avevate visto prima, cioè in quel periodo c'è proprio il cambiamento di, anche di numerosità del campione. Da un punto di vista internazionale, si può dire che la serie dell'Italia è consistente con la letteratura, quindi con quello che sappiamo. Naturalmente la nostra serie ha una frequenza maggiore rispetto alle altre, in termini proprio di temporali, e però indica il pattern è quello ben noto della divergenza. Qui abbiamo la divergenza tra l'Italia, per esempio, e gli Stati Uniti, quindi Old e New World, l'opposizione. Un'altra cosa interessante è che noi siamo riusciti a costruire, diciamo, a distinguere, a costruire uno skill premium settoriale. Quindi noi abbiamo distinto, la prima serie inglobava i vari settori, poi abbiamo deciso di concentrarsi sul settore delle costruzioni, anche perché a fini comparativi sappiamo che la letteratura è molto sbilanciata su questo settore. E di nuovo questo indica lo stesso trend generale di divergenza tra gli Stati Uniti e il resto d'Europa. Interessante il livello dello skill premium: l'Italia si colloca sopra la Germania e la Francia e poi l'Olanda in fondo. Questo è abbastanza consistente anche con ciò che sappiamo del periodo preindustriale, dove comunque i paesi a più alto capitale umano avevano tradizionalmente lo skill premium più basso. L'Italia in questo caso è più alto. Infine abbiamo fatto un esercizio più disaggregato, quindi abbiamo sempre preso come riferimento queste tre macro aree, non siamo riusciti ad andare più al di sotto, a livello più, ancora più disaggregato, ma intanto questo ci dà un'indicazione. Quindi abbiamo, interagendo la dammi macro area per il periodo, abbiamo ottenuto tre skill premium per macro area. La cosa interessante sono, nella parte iniziale, proprio l'evidente differenza nel livello delle tre aree. Quindi abbiamo il sud con livello dello skill premium più alto, seguita dal centro, e poi uno skill premium dell'area del nord-ovest più basso. Un altro fatto interessante è che il livello dello skill premium del nord-ovest è sempre più basso e è molto più stabile nel tempo. E poi abbiamo sempre la serie nazionale per il confronto, che è quella rossa, il benchmark. Abbiamo poi, a partire dal... possiamo notare un ciclo, a partire dalla fine degli anni 70, quindi nella decade degli anni 80 c'è un ciclo che noi riconduciamo poi a un boom edilizio, e poi abbiamo una fase di convergenza durante gli anni 90, quindi la cosiddetta fase degli anni più neri dell'economia italiana, seguendo la famosa definizione di Luzzatto. E quindi questo è interessante, perché in periodo di crisi abbiamo, sembrerebbe, una fase di convergenza tra le aree. E poi nella fase successiva, quindi a partire dalla fine del 1800, abbiamo di nuovo una breve fase di divergenza e poi di nuovo una convergenza finale, con un calo piuttosto drastico dopo il 1905. Qui ho inserito anche un'altra conclusione che abbiamo ottenuto, considerando, siccome il campione include anche i salari femminili, abbiamo costruito anche una serie di gender gap. Ancora siamo concentrati moltissimo su questo, però il risultato che è degno di nota, nel senso che consistente con quello che sappiamo del periodo preindustriale, quindi un gender gap piuttosto stabile intorno a 0,5, e anche un po' meno nella parte iniziale. Questo è quanto. Okay. Quindi, per riassumere, i fatti stilizzati che abbiamo trovato sono i seguenti: quindi una relativa stabilità a livello nazionale, la stabilità dello skill premium fino al 1906, un ciclo di medio termine fino che esplode intorno agli anni, nella decade degli anni 80, in sostanza un ciclo di 8-10 anni, diciamo, un drastico declino della serie nazionale dopo il 1905, varie differenze regionali che devono essere spiegate, e una stabilità del gender gap. Quindi noi abbiamo deciso di riassumere un po' tutti i fatti, evidenza empirica, in questi 5 fatti. Naturalmente questo è un periodo abbastanza complesso, perché in questo periodo c'è una concomitanza di vari fattori, quindi educazione, migrazione, cambiamento tecnologico, industrializzazione, e poi anche la nascita del movimento sindacale. Quindi l'interazione di queste variabili può spiegare questi trend. Ora, qui vi mostro un breve overview, diciamo, delle varie variabili che possono spiegare questi pattern di lungo periodo. A partire dall'educazione, noi abbiamo naturalmente distinto due tipi di educazione: l'educazione di base e quella più tecnica. Questi indicano che a livello di educazione di base, che è approssimata dal tasso di literacy,
di alfabetizzazione. Abbiamo l'Italia parte dall'unità da un livello più molto basso rispetto al resto del campione a livello internazionale, ha una crescita, però già ancora alla fine del 1900 chiaramente il gap è notevole rispetto alla Germania e agli altri paesi anglosassoni, diciamo. Poi abbiamo anche analizzato, quindi diciamo l'evidenza si suggerisce un aumento in termini di trend, quindi più, però il livello assoluto rimane basso. L'altro tipo di educazione che consideriamo è l'educazione tecnica, quindi noi qui distinguiamo tra educazione tecnica e vocazionale, non so se in italiano è corretto. L'educazione tecnica abbiamo attinto diciamo ai lavori di professor Vasta, in cui erano state analizzate due tipi di scuole tecniche e gli istituti tecnici. Anche qui si vede che c'è un aumento del numero anche percentuale rapportato a per migliaia di persone, però naturalmente i numeri sono modesti in termini assoluti. Poi abbiamo anche fornito un'analisi più disaggregata per vedere com'è l'evoluzione nelle varie aree, quindi c'è in tutto il periodo rimane persistente il divario tra il nord e il sud e via via però va espandendo, soprattutto nell'area del NEC. Okay. Per quanto riguarda la migrazione, il trend è piuttosto noto. La cosa interessante ai nostri fini è il fatto che naturalmente sappiamo che c'è un boom delle migrazioni soprattutto dal 1900. La cosa interessante è che circa i 4/5 dei migranti erano upskilled, si può stimare questa cosa. L'altra variabile interessante, queste sono le variabili dal lato dell'offerta. Dal lato della domanda abbiamo identificato, fornito dell'evidenza riguardo al cambiamento tecnologico e all'industrializzazione. Per quanto riguarda l'industrializzazione abbiamo preso come indicatore lo shift, il passaggio quindi della forza lavoro dall'agricoltura all'industria. Qui abbiamo che c'è evidenza, quindi, e questo ci può indicare, può dare evidenza di una certa industrializzazione del paese. Cioè, all'inizio all'unità abbiamo 36% e alla fine del periodo un aumento di circa 8 punti percentuali. L'aumento è più forte fino al 1906, dopo decresce il tasso di crescita. Per quanto riguarda il numero, la tecnologia, abbiamo approssimato con il numero di brevetti. Sappiamo che la performance italiana è piuttosto povera, anche in termini di adozione della tecnologia, l'Italia tende ad importare tecnologie a basso contenuto tecnico. L'altra variabile interessante è quella degli scioperi, quindi una variabile più istituzionale riguardo al mercato del lavoro. Vediamo che a livello aggregato il numero di giorni di sciopero aumenta sempre, il trend sembra abbastanza lineare, però c'è chiaramente uno spike evidente a partire dal 1900, soprattutto dal 1905-6. Il 1904 è l'anno del primo sciopero generale, prima erano formalmente illegali. E anche a livello di area, qui non abbiamo trovato i giorni di sciopero, abbiamo misurato con il numero di scioperanti, quindi una misura più imperfetta, però vediamo che soprattutto nel nord-ovest, dove c'era più industrializzazione, gli scioperi nell'ultima fase sono maggiori. Qui voglio introdurre brevemente il framework interpretativo che abbiamo adottato per cercare di spiegare questi trend. Questo viene ripreso dalla cosiddetta gara, che quindi spiega il titolo, tra educazione e tecnologia, secondo il paradigma identificato da Goldin e Katz. Quindi se partiamo rappresentiamo questo schema utilizzando la domanda relativa e l'offerta relativa di lavoro specializzato, quindi sull'asse X abbiamo il rapporto lavoratori specializzati e lavoratori non specializzati, sull'asse Y abbiamo lo skill premium di fatto. Partiamo dalla situazione di equilibrio. Se abbiamo solo uno shock alla tecnologia, quindi un aumento della domanda di lavoratori specializzati, abbiamo una forza che tende a portarci lo skill premium in alto, che sarebbe poi la freccia gialla. Se invece partiamo sempre da una situazione di equilibrio, ma abbiamo uno shock dal lato dell'offerta, questa tende a spostare l'offerta relativa di lavoratori specializzati, in questo caso dato dall'educazione, perché aumenta l'educazione, aumenta il numero di persone specializzate, abbiamo che c'è una tendenza a portare verso il basso lo skill premium. Diciamo la risultante tra queste due forze determina il grado il risultato della corsa tra tecnologia e educazione. In questo caso la risultante, che è la freccia blu, si vede che in questo caso prevale per esempio le forze che puntano, che spingono verso il basso lo skill premium, quindi prevale l'educazione.
se noi traduciamo il tutto nel nostro esempio italiano, quindi utilizzando lo stesso framework, la nostra, noi abbiamo distinto tre periodi, quindi Unità d'Italia 1900-1913. Dal 1861 al 1900 più o meno vediamo che c'è una sostanziale stabilità. Quindi se ripensiamo al precedente framework, questo si può tradurre in, noi sappiamo che la domanda relativa di lavoratore specializzato si è spostata verso l'alto, right, forse. E in base all'evidenza che ho messo, diciamo, raccolto un po' prima. Sappiamo che c'è stata un'espansione dell'educazione e questo ha spostato la curva di offerta verso destra e diciamo però il grado relativo è più o meno simile, quindi questo ci porta da A a B, dove in sostanza non c'è stato una sostanziale prevalere delle due forze. Quello che è interessante è che una volta giunti nel Novecento noi abbiamo due fenomeni interessanti, come ho detto precedentemente. L'emigrazione, che quindi determina uno shift sostanziale verso destra della curva di offerta, e poi abbiamo anche, oltre a questo, abbiamo anche un po' di c'è evidenza della sindacalizzazione. Quindi se noi assumiamo, come sembrerebbe essere, che la sindacalizzazione ha una base più egualitaria, quindi tende a favorire di più i lavoratori non specializzati rispetto a quelli non specializzati, questo tende a shiftare verso il basso la curva di domanda relativa e quindi ci porta alla fine nel punto C. In questo caso ho rappresentato soltanto come se fosse determinata dall'immigrazione, ma se ci fosse stato ulteriormente questo shift verso il basso della curva di domanda relativa, avremmo avuto che il punto C sarebbe andato ancora più in basso ed è consistente con il nostro risultato. Soltanto un ultimo punto riguardante le dinamiche regionali. Noi sappiamo che ci dovremmo aspettare che noi sappiamo che la migrazione coinvolge soprattutto i lavoratori del sud e quindi molti vanno verso le Americhe, molti vanno anche però verso il triangolo industriale. Quindi di solito sappiamo che le zone che ricevono migranti noi dovremmo osservare un aumento dello skill premium. Quindi noi saremmo aspettati un aumento dello skill premium nell'area del triangolo industriale, cosa che non avviene. Noi abbiamo spiegato meno fino a questo punto questo fatto con in sostanza un discorso istituzionale legato agli scioperi che porta verso il basso la curva di domanda e più che compensa lo shift verso sinistra dell'offerta di lavoro. Quindi per concludere il nostro paper garantisce tre principali conclusioni. La prima è che lo skill premium deve essere analizzato guardando bene al settore, cioè in quel periodo le skill sono... Sì, ho finito. E il secondo è che dobbiamo guardare alle terminanti sia di breve che di lungo periodo, quindi non solo educazione e tecnologia ma anche scioperi. E il terzo è che ci sono importanti fattori regionali da considerare. Grazie. Grazie, allora... Nonostante ci siano già 5 persone iscritte a parlare, vi ricordo che c'è il discussant, che è Gabriele Cappello. Quindi datevi una calmata. Tutti. Ok. Allora metto prima la mancina. Sempre gender. Ok. Io sono stato molto contento di leggere il paper, estremamente interessante, estremamente denso di informazioni e anche estremamente preliminare, quindi do dei commenti abbastanza generici prima e poi un po' più particolari sulla metodologia. E tornerò anche sul titolo poi alla fine perché credo sia un punto interessante. Allora, cosa abbiamo visto facendo un breve riassunto? Un'analisi dello skill premium, quindi questo è molto chiaro ovviamente, è il paper sullo skill premium, ci sono risultati abbastanza chiari sul pattern, cioè vediamo che c'è un andamento stabile durante la seconda parte del XIX secolo dovuto a questo piccolo ciclo di medio periodo degli anni 80, il boom delle costruzioni. Comunque una certa stabilità, c'è un abbassamento dello skill premium nell'ultimo decennio dell'analisi, quindi il primo decennio del XX secolo, e c'è una grande disparità fra le regioni che però si abbassa molto, sembra esserci molta convergenza sullo skill premium.
Le conclusioni sono che non si può, ce l'ha detto anche Leonardo nella presentazione, fare un'analisi basata solamente su alcuni settori perché è molto rischioso dal punto di vista del bias, e poi si vanno a toccare alcune potenziali determinanti. Quindi abbiamo visto l'effetto di istruzione e migrazione che generalmente abbassano, tendono ad abbassare lo skill premium, il cambio settoriale, strutturale, l'avvento di nuove tecnologie, e anche, questo è un aspetto magari che non si studia molto nel contesto italiano, pare essere importante, il fatto della mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati. Ci sono contribuzioni molto importanti, insomma una rilevanza importante, una dal punto di vista delle fonti e dei dati e delle serie, sicuramente questo discorso sui salari che in parte viene dal lavoro di Federico Nuvolari e Vasta, e adesso abbiamo anche delle serie per i salari skilled. Mi è piaciuto molto questo framework che tu hai presentato alla fine nel paper, è messo prima e aiuta molto. In realtà all'inizio pensavo fosse un po' ridondante perché alla fine è descrittivo, però in realtà aiuta molto a fare uso di questa densità di informazioni che è potente. Credo che in realtà venga da Betrane e Pons anche questo framework, anche se voi lo formalizzate, quindi questo era l'autore Katz 1990. Ok, però in passando, guardando l'altro articolo, l'ho rivisto molto, quindi magari andrebbe detto. Soprattutto la metodologia ci aiuta a piazzare l'Italia in un contesto internazionale, anche questo l'ho trovato molto importante. Il mio primo, forse più grande problema è che all'inizio, leggendo il paper, ma in realtà durante un po' tutto il paper, io non ho ben chiaro quale sia l'obiettivo. Cioè, lo skill premium, ok, lo fate, è interessante, ci dà un'idea di alcuni pattern che si ricollegano a molti temi sicuramente importanti, però il vostro obiettivo come autori io non lo capisco a questo stadio, ovviamente. Quindi, per fare un esempio, la disuguaglianza è un tema che viene fuori nell'introduzione, io mi aggancio un po' lì anche al lavoro di Betrane e Pons, però poi non lo ritrovo, proprio non c'è la parola disuguaglianza in tutto il paper, quindi uno pensa, ok, cosa sta succedendo? Anche sempre parlando dell'introduzione, il discorso, c'è una motivazione metodologica, sembra, no? A partire da un dibattito sullo skill premium che è internazionale. Manca un po' un aggancio alla storiografia italiana, forse, cioè nel senso voi fate un salto che sembra dire c'è questo discorso metodologico internazionale sullo skill premium, questo confronto internazionale, noi ci concentriamo sull'Italia quasi come un case studies, no? Quindi vorrei vedere un po' più di motivazione a livello di Italia, e questo è un feeling che io ho avuto. E poi leggendo le conclusioni, voi scrivete nel paper, noi raggiungiamo queste tre conclusioni dal punto di vista metodologico, quindi è un feeling che poi anche voi in qualche modo comunicate. Secondo me su questo, ovviamente è una versione molto preliminare, però personalmente mi allontanerei un po' solo da questo focus metodologico. Alcune idee potrebbero essere il discorso della de skilling industrialization, ci sono adesso dei lavori sulla Francia molto, molto quadrati, molto ben fatti, che cercano di taking this question. Il discorso sulla migrazione è importante, ci sono lavori anche se preliminari per limiti delle fonti sulla selectivity di migration e quindi l'impatto su le skills in Italia, però potreste agganciarvi anche lì. Ovviamente il discorso su inequality qui è naturale, fino a che punto si può fare un discorso su inequality con lo skill premium, però mi ha sorpreso non vedere inequality poi durante il paper, leggendo il paper. Alcuni punti un pochino più concreti sull'analisi. Uno, questo è un punto che secondo me richiamava un po' Alberto prima, cioè cos'è una skill? Voi utilizzate una misura molto di skill molto basica, però se andiamo a vedere anche il... sì, però il settore delle costruzioni, skill, cioè chi utilizzava macchinari anche molto, molto basic era skill. Ok, questa può essere una definizione, però se andiamo a vedere database che organizzano le diverse occupazioni, le classi in diverse skills, c'è un gradiente abbastanza potente, quindi io vorrei vedere almeno dei sensitivity checks da questo punto di vista, cioè se cambiamo la definizione di skills, come cambia la big picture che abbiamo, no? Da questo punto di vista, secondo me, anche se non hanno impatto sui risultati probabilmente, però mi piacerebbe avere un framework un po' più chiaro di quello che vuol dire technical change, cioè cambio tecnologico. Io in questo contesto... Per loro è esogeno.
lascio finire. Sì, no, no, ma tanto però l'intuizione, no, l'intuizione è che questa. Però. Non so, per, non so però se, volete, se è esogeno, perché alla fine se si fa un'analisi di breve periodo, se si fa un'analisi di breve periodo, c'è l'esogeno, magari può essere una big technology, però poi è endogenizzato con micro innovations. Insomma, vorrei vedere semplicemente una definizione un pochino più chiara. La metodologia per la serie. Due minuti, ok, corro. Metodologia per la serie, mi ha convinto, non avevo capito molto bene, secondo me nel paper non è spiegato molto bene, l'ha spiegato molto meglio Leonardo nella presentazione, però questo discorso dei pesi va spiegato, direi, molto meglio. Un risultato che secondo me viene lasciato un po' lì, questo discorso dello skill premium che al sud inizia a calare negli anni 80. Cioè, diversamente dall'Italia e dalle altre macroregioni, negli anni 80, dentro il boom delle costruzioni, lo skill premium al sud cala e su questo non si torna. Quindi uno dice, c'è un risultato fuori dal pattern, perché? In generale penso che l'organizzazione si possa migliorare un po' del paper, per esempio la parte sulla discussione finale, sono due sezioni che si possono unire, ci sono alcune figure che secondo me si possono togliere semplicemente dal paper. Però il punto fondamentale è questo, è un paper metodologico oppure vuole essere qualcos'altro? Io penso che voglia essere qualcos'altro, però a questo stadio non lo vedo chiaro. E la domanda è, che è successo alla tartaruga e alla lumaca? Perché alla fine su questo non si torna nelle conclusioni. Quindi che succede? Cioè, è un po', cioè, senza questo framework che ci ha presentato molto bene Leonardo, è un po' tutto... è difficile far luce su questo pattern. Vanno piano. Sicuramente vanno piano, ok. Però per capire, non so se rafforzare il framework analitico come state facendo sembra dalla presentazione, forse se fosse possibile anche a livello descrittivo con pochissime osservazioni fare una regressione. Questo è proprio uno degli esempi in cui una regressione è anche super descrittiva. Mi viene in mente Frank, ma che a volte fa regressioni con pochissimi dati sull'Africa, però le fa e fa vedere in maniera molto chiara quali sono i pesi dei diversi fattori. Secondo me questo è un esempio in cui farebbe bene al paper, se poteste farlo. Grazie. Grazie, perfetto, siamo nei tempi. Allora adesso un quarto d'ora di discussione, dopo un iniziale affollamento si sono zittiti tutti, anche perché quelli che di solito fanno domande sono gli autori del paper. E quindi allora, do la parola innanzitutto Mauro. Grazie. Vai. A me è piaciuto moltissimo questo paper, perché io quando ho visto il rapporto tra i salari, il rapporto tra le dotazioni di lavoro specializzate e non specializzato, mi è venuto in mente che questo potrebbe essere facilmente collocabile in un contesto di skilled bias technological change. Certo. E che quindi se adesso io non so se questo voi lo potete fare, ma mi accennava Giovanni che eravate partiti proprio da lì, e questo verrebbe fuori una cosa invece molto interessante rispetto all'ipotesi che l'Italia sia effettivamente un paese così distante dalla frontiera tecnologica quanto lo sia stato a quell'epoca. Cioè, quindi diventa un problema di adozione della tecnologia, diventa solo un problema di dotazione relativa dei fattori. E questo secondo me ha un'importante implicazione di lettura di lungo termine. Tu citavi il de-skilling industrialization, in questo senso no, verrebbe completamente ribaltato invece l'idea. Quindi a me è piaciuto molto perché apre uno spazio di discussione su questo meccanismo. Grazie. Poi abbiamo Lele. Sì. Dunque, sul paper, ovviamente, come ha detto anche Gabriele, è un paper molto preliminare che si presenta così, con molte figure appena commentate e con il primo di una chiara research quest. Ovviamente loro dicono, voi dite, la big story è difficile perché ci sono vari fattori. Poi insomma raccontate questa big story dello skill premium che diminuisce dal 1906. Io però vedo nel vostro grafico che diminuisce anche a partire dagli anni 1880, cioè non è così semplice. E non riportate l'agricoltura, e secondo me diminuisce molto nell'agricoltura in quel periodo, non c'è un cambiamento di fonte, perché non c'è un cambiamento nella numerosità del campione, perché il cambiamento della numerosità del campione avviene nel 1878. Giusto per dire, siccome c'è scritto chiaramente nel paper, l'agricoltura per noi sono tutti unskilled,
quindi non ci può essere lo skill premium meno agricoltura. Poi Giovanni. Vabbè, ok, dopo nella risposta potrà argomentare questa cosa. Però comunque è da spiegare che diminuisce nel 1888. E diminuisce molto tra, anche nel nord-est centro e nel sud, e quindi c'è un forte divario regionale. In termini di big story, anche alla luce del fatto che diminuisce nel 1888, mi sembra che appunto l'emigrazione giochi un grande ruolo, e perché questo inizia appunto dagli anni 1880 e poi prosegue negli anni 1906. E dopo il 1906 tutto quel periodo lì. E però nel 1906 a me piace questa storia che appunto il movimento sindacale possa aver fatto diminuire lo skill premium, e questo traspare anche nei confronti internazionali che avete voi, e dove infatti nella Germania diminuisce, altri 6, e invece negli Stati Uniti aumenta, quindi potrebbe essere questo doppio effetto, immigrazione sindacale. Grazie Lele. Renato. Questo è un bel lavoro, molto come quelli che fanno loro da un po' di tempo, insomma, sui salari, oltre a quelli sulla tecnologia. Io ho una domanda secca, che forse aveva già avanzato prima dal floor. Questi skills sono misurati in modo molto esogeno, nel senso si dice che lo wage rappresenta la differenza di skill. Non c'è una definizione di skill indipendente dal salario, quindi siamo in presenza di uno skill definito dal mercato. Chi guadagna di più è più qualificato. Questo è, diciamo, l'elemento di fondo che nella letteratura recente, che si è tra l'altro rivolta molto criticamente verso Goldin e Katz, ma si vede anche nei grafici loro, questa complementarietà tra tecnologie e capitale umano, offerta di capitale umano, è intanto solo americano come contesto, perché come si è visto poi lì a un certo punto lo skill diminuisce dappertutto meno che negli Stati Uniti, cioè è una cosa che riguarda essenzialmente gli Stati Uniti, questa osservazione di complementarietà. Nel caso degli europei sembra, anche dai dati, che ci sia piuttosto una maggiore somiglianza con che cosa? Con la tecnologia de skilling, cioè le tecnologie sono de skilling in questa fase essenzialmente, lo sono sempre, ma questa è una mia convinzione antica, e questo è un problema molto serio, perché bisogna allora andare a vedere nel dettaglio come si descrivono gli skills rispetto al, non tanto al salario, che si presuppone dovrebbe rappresentare questo, ma questo non ha senso alcuno, diciamo, fuori di un modello molto astratto. Che cosa fanno questi qua? Dove stanno gli skill? Richiamava Cappelli la questione di is class, che è una delle tante classificazioni possibili, ma l'idea di jobs, skills e tasks, che sono le cose con le quali oggi si misurano le tecnologie, forse leggermente prendere in considerazione sarebbe utile. Grazie Renato, perfetto. Giulia? Sì, io avevo in realtà più che altro una curiosità sulla parte sul gender gap, ne parlavamo un pochino ieri, il fatto che è preliminare. Comunque, ripensandoci, effettivamente è un po' stupisce un pochino questa stabilità, no? Così, questa piattezza della serie, anche alla luce del fatto che in quel periodo in realtà l'occupazione delle donne sta diminuendo rapidamente. È una delle spiegazioni che viene data, diciamo, dagli studi in altri paesi, è questo forte effetto reddito del fatto con la contrazione del settore agricolo, il fatto che i capi famiglia uomini guadagnano di più e questo tiene a casa le donne. Quindi il fatto che il gender gap sia così stabile mi fa pensare che forse vada disaggregato un po', si debba fare più attenzione a cosa davvero si sta comparando, magari una disaggregazione per macro aree. Okay. Grazie. Professor Vecchi. Sì, io ho un rilievo sulla questione parte empirica. Allora, correggetemi perché magari nel paper c'è e mi è sfuggito, ma fate questo regression based prediction e poi usate i valori predetti, no? Ci sarà uno standard, ci sarà un errore associato e le differenze vanno testate, sono testabili. E quando si va sotto a livello subnazionale io mi aspetto di vedere dei standard errors, dei confidence interval grandi, però qui proprio
cioè nel dici, questa dici dei coefficienti sì, per forza. Cioè siccome un rilievo scusate veramente il corso di statistica 1 io proprio non è grave per questo se non c'è no secondo me e se c'è diventa interessantissimo vederne la dimensione perché quello diventa poi un merito del paper che io trovo ad altissimo potenziale, a me è piaciuto tanto, quindi la... però sono molto preoccupato da questa cosa. La seconda cosa è perché buttare via, posso dire un'altra cosa? La seconda cosa, no? La vecchia, io non so se rientri nel nome che avete dato di weighted, intendete una post stratificazione, cioè una stratificazione fatta con i dati del censimento, è quello che... perché questo si fa nel mondo, cioè quando tu hai un censimento, a meno che tu non dica il censimento è pessimo, per fortuna non c'è una te nella stanza, a quel punto bisognerebbe usare quei pesi lì alla morte, se non c'è altro, e quello deve essere il vero benchmark. Allora, pesi sulla popolazione o sui settori? C'hai usi tutte le marginali, usi i settori, usi le regioni, usi il genere... Usi education. Scusate. Dopodiché è un paper meraviglioso, però la parte okay. Gab? Lo so, se no non riusciamo a farlo. Con l'idea di impressione siamo paper stiamo molto, sintetici. Molto bello e molto promettente. Mi interessa molto l'idea di cui parlava appunto Leonardo di spiegare anche con la sindacalizzazione. Su quello sono curioso perché appunto come anche citavo ieri, sicuramente in una fase successiva agli anni 50, quando ci sono contratti collettivi. Allora ha l'effetto di ridurre lo skill. In questa fase potrebbe essere interessante aggiungere dettaglio perché per esempio a Roma le prime notti sindacali sono i tipografi, quindi in realtà non sono necessariamente i luoghi, cioè poi sicuramente sono le contadine, no? va un po' raccontata questa storia perché invece uno potrebbe avere l'impressione che sia il contrario, no? Soprattutto a livello di paese succedono storie molto diverse, quindi praticamente al sud potreste avere i skilled che si organizzano e straccono un premio quasi con l'ordine diciamo di Gilda e invece al nord invece dei grandi capi. Allora volevo in realtà tutto parte dal fatto che volevo tenermi 30 secondi perché anch'io ho delle osservazioni, per una volta che ho delle osservazioni che ritengo intelligenti. No, ho tre punti. Uno, sulle variabili che utilizzate per spiegare, mi chiedo perché non inserire qualche indicatore di urbanizzazione. E anche mi sembra che abbiate messo gli studenti nelle scuole tecniche, dico bene, non il numero di scuole tecniche, ok, forse poteva essere un altro suggerimento da business historian. Nella mia esperienza in tantissime storie di imprese in questo periodo ci sono indicazioni sui salari, è vero che sono puntuali, no? Però fare dei check non sarebbe male, perché magari trovate delle informazioni interessanti. E questo mi porta alla terza annotazione, che viene sempre da un po' la mia esperienza di studio dei distretti industriali. Non è sempre vero che nell'industrializzazione dei grandi poli, tipo Triangolo Industriale, Milano, Sesto San Giovanni, così questo tipo, ci sia un flusso poi a un certo punto di lavoro unskilled che va dentro questi poli. Spesso viene invece, è un flusso di lavoro skilled che va dentro questi poli, soprattutto da distretti industriali della meccanica, siderurgia, cose del genere. Quindi mi aspetto che non ci sia quell'effetto, no? come Gabriele diceva. Una cosa molto rapida, nella letteratura teorica su skill premium sostanzialmente, poi lo skill premium che cos'è? È una conseguenza dello skill mix, cioè certe tecnologie come si diceva skill based eccetera eccetera poi ci sono perché è possibile implementarle ed è possibile implementarle quando hai lo skill mix giusto. A quel punto lì questo poi produrrà un certo skill premium. Quindi, potenzialmente dal punto di vista poi delle spiegazioni, perché questo paper effettivamente non spiega molto, è partire dal skill mix che però è misurato in termini di education normalmente eccetera a livello locale potrebbe essere ok pista. Allora abbiamo 4 l'edilizia mi sembra una cavolata però è roba vecchia però. Facciamo 4 minuti di Michelangelo voleva introdurre poi contro ho un paio di, cioè, grazie dei commenti sono molto utili, sono numerosissimi, però un paio di chiarimenti su come abbiamo costruito questi dati. Intanto non esiste praticamente niente del genere
dell'Italia, ma nemmeno negli altri paesi, perché l'unico lavoro serio che, da cui noi partiamo è quello di Clark, però è in epoca moderna. Le altre stime comparate che abbiamo sono solitamente o su qualche muratore sparso e comunque hanno un numero di osservazioni molto minore. Noi abbiamo 10.000 osservazioni, sono un numero, non siamo ancora soddisfatti ovviamente, però dubitiamo anche di poterne aggiungere. Per quanto riguarda la differenza di skill, ci dobbiamo lavorare, però forse non è stato spiegato bene, ci tengo a precisare. Allora, per noi tutti gli agricoltori sono tutti unskilled. Nelle costruzioni abbiamo una distinzione molto chiara, è manovali versus muratori, che è quella standard che è in tutta la letteratura anche moderna, e invece nell'industria lì siamo un po' più in difficoltà, abbiamo cercato di trovare delle definizioni e lì ci stiamo ancora lavorando. L'ultimo aspetto, Giovanni, è quello relativo ai pesi. In realtà molta di questa, tutta questa letteratura empirica mette tutto insieme, tutti quei salari reali mette insieme. Siccome a noi non piaceva questa cosa, ci siamo fatti anche dare una mano dal professor Razzolini, qui seduto accanto a me, abbiamo pesato. Non possiamo pesare per settore, abbiamo però pesato per popolazione. Perché non puoi pesare per settore? Perché le osservazioni che abbiamo sono abbastanza poche, se cominci a dire provincia, settore, gender, eccetera, eccetera. Già avere un peso per provincia noi... sembrava, per regione, scusa, perché poi alla fine abbiamo deciso per regione, considerando abbiamo 50 anni, ci sembrava già di un improvement notevole rispetto al metodo di Clark, che è quello del Journal of Political Economy o una cosa del genere. Leonardo, purtroppo ci abbiamo un paio di minuti, magari ce la fai. Dai. No, alla fine quasi tutti sono consigli, quindi sono d'accordo e l'accettiamo, accettiamo volentieri e penso siano veramente utili. Per la definizione del concetto di steam prima ha già detto il professore, quindi niente, in sostanza sì, per il discorso per esempio degli standard error che va di confidenza si può fare senza dubbio, anzi no, lì possiamo dire a Giovanni che non viene fatto, non vengono neanche presentate i risultati di queste regressioni, è strano, di solito non viene fatto, però si può, cioè sì. No, senz'altro. Sì, sì. E poi anche il discorso delle bande. No, certo, altre figure in più, che Alele non è pieno di figure. Pieno di figure. Va bene. Allora, vi ringrazio perché stiamo finendo esattamente in tempo. Se avete delle osservazioni potete farle individualmente agli autori. Quindi ci appropriamo al coffee break.